Devo però ammettere che la host di Ponentopoli mi piace particolarmente, tanto che non l'ascoltavo. Ad ogni modo, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon versione Rera Randomizer Nuzlocke. Però, allora, aspetta, io non è per dire nulla, però fammi arrivare prima. Gasparago? Ah, il padre di Araglia, va bene, sì, non è che mi interessa... Non è che mi interessi poi tanto. Però comunque sia, lei è anemone e vogliamo affrontarla in palestra, dai. E Gasparago vuole andare accanto e a Sinno. Ma attacchione. E prima ti devi occupare di un'altra cosa? Ah, la torre cielo. Ah, bisogna andare alla torre cielo. Andiamo a controllare la torre cielo in effetti, perché no? La squadra, eccola qui. Andiamo. Ok, let's go. Quindi la torre cielo è qua, vero? Ah, ma nuova cattura. Nuova cattura, percorso 7. Eh sì. Nuova cattura. Chi incontriamo? può evolversi già da questo livello. Pokémon morso tipo roccia, perfetto. Lo chiamo Homer per una ragione molto semplice. Il nome di questo Pokémon è Pucciena. E Homer, nei Simpson, dava la voce a Pucci il cane. Facile, no? Sono Pucci il cane strafico! Ho deciso di farlo evolvere visto che serviva giusto un livello. Non mi dispiace che sia un Espeon, ma... Umbreon è più forte. Allora, io vorrei affrontare questi allenatori, ma sono più propenso per andare a prendere botte. Wow! Master Ball? Wow! Non me l'aspettavo! Oh, questa è la torre, giusto? Torre cielo. Qui riposano gli spiriti puri. Vabbè, in ogni gioco Pokémon c'è una torre dove riposano gli spiriti puri o impuri che siano. E allora? Ok, vediamo un po'. Anche qui si può fare una cattura. Qui in teoria si trova Litwick normalmente, ma stavolta faremo una piccola eccezione. Allora, dato che non posso skippare nessun allenatore perché siamo persone brave e per bene... Facciamo una cattura. Gligar! Oddio, per evolvere Gligar però è un po' una seccatura. Devo trovare l'oggetto apposito. Vabbè, preso. Aliscorpio tipo normale. Dovremmo esserci ormai in cima alla torre, no? Questo è l'ultimo piano, eccoci qua, esatto. Ma pure qua sopra i Pokémon. Eccomi qui, Anemone. Suoniamo la campana per placare gli spiriti. Ah, sei qui, grazie. I Pokémon ora sta meglio. Gli ho dato revitalizzante max ed è volato via pieno di energia. Chissà che Pokémon era. Vuoi provare a suonare la campana? I suoi rintocchi placano gli spiriti dei Pokémon. Inoltre il buon cuore di chi la suona si riflette nel suono emesso. Proviamoci. Suoniamola, dai. I rintocchi della campana riecheggiano nei dintorni. Che bel suono! Dice che sei un ragazzo al contempo forte e gentile. E ora, se permetti, mi presento di nuovo. Mi chiamo Anemone, sono il capo palestra di Ponentopoli, esperta di Pokémon volanti. Da qua sopra si può volare, vero? Perché avrei volo. Yeah, si può fare! Senza paracadute siamo, eh! Attenzione! Si vola! Si vola! Dai, andiamo a fa sta palestra. Così ce la togliamo di torno, su. Era qua sopra, questo me lo ricordo bene. Guarda quanti aerei. Già, è una pilota lei. Ah, questa è quella con i cannoni, invece quella con i ventilatori è l'altra. È in seconda generazione. Intendevo bianco 2, nero 2. Ah, qua potevo salire forse. Sì, però devo scegliere anche la direzione per la quale andare. Vai, Donkey Kong facciamo con sti cannoni. Ok, vai, si fa un po' di Donkey Kong. Ok. Dato che si può salire da diversi lati, saliamo da questo. Vediamo un po' se ci porta dove vogliamo andare. Penso di sì, Mi sembra male. Non sono sicuro di quello che sto facendo, quindi andiamo di qua. Ok, ora ci siamo. Eccoci qua. Dai che ci siamo quasi. Bene o male tutti quanti devi affrontarli gli allenatori alla fine. Non si scampa.
Oh, ed ora ci siamo. Ci siamo. Mamma mia, che botta. Mamma mia. Che botta che ha fatto. Ma quanto erano belli i giochi di camera di bianco e nero. Che salvo a fare poi comunque, se tanto qua perdo comunque. Cioè se perdo, perdo, anche salvo è inutile. Ah, penso che ci siamo. Let's go allora. Ti stavo aspettando. Ti è piaciuto volare con i cannoni? Sì, mi sembrava di fare Donkey Kong. E ora ti divertirai un po' con me. Anemone. Pansy. Come Pansy? Perché il nome è Pansy? Esiste nel gioco poi, è codificato Pansy, ma... Oddio, Cobalion. No, Maria, io esco. Mamma mia. Cattivissima lei. E meno male che i tipi sono randomizzati. Se no sai che botte ci prendevo da lui. Come lo sconfiggevo? Un attacco di fuoco ce l'ho? No. Oddio, se aumentassi difesa e difesa speciale, però psico slancio io contro acqua. Anche se prima bollaraggio contro acqua ha fatto un danno normale, quindi non so che cosa succede ai dati di gioco. Mi ricarico e faccio ancora Cosmo Forza. Insomma, diciamo che settando le difese dovrei essere in grado di resistere quasi tutto e poi fare un bel dannino. Fascino no, riduce l'attacco. Possiamo andare allora. Dato che con solo due Cosmo Forza aumenta di molto difesa e difesa speciale, dico sai che c'è. Andiamo, bastano due. Ne avrei fatte tre se nel caso fossero state normali. Ecco, non è molto efficace, bene. Perché mi ha ridotto di molto l'attacco e Bylong in attacco dovrebbe essere forte in teoria. Però no, a quanto pare no. Però dopo comunque se lo ricarica la maledetta. Chi posso mandare? È stato inutile aumentarsi le difese. Mandiamo Cloud. L'unica soluzione logica che mi viene in mente. Se fa fascino, bruciapelo, ma fa... perché bruciapelo? Non funziona. Porca boia, porca. Che seccatura. Super efficace. Sì, sì, fai fascino, fai fascino. Tutto il coppo io da coppo. Dai, entro la fine dell'anno. Su, una mossa. Oh, basteranno non credo, ci avrà ancora... Ah, sono bastati, meno male. Va bene allora, va benissimo così. Però l'ho occupato effettivamente. Shister al 31, ok. Aaron, oddio, Aaron, chissà che tipo è qua. Ma sì, gli mando star, tanto. Per essere comunque roccia o acciaio, ce ne vuole di sfortuna, eh. Dovrebbero essere... Non dovrebbe avere nessuno dei due tipi dai quali è composto originariamente, quindi dovrei farcela tranquillamente. Come fa? Come fa? Come? Corpo scontro può paralizzare e quasi sicuramente prende la paralisi lui. Perché è ovvio. Ancora no, allora c'è tempo, dai, c'è tempo ancora. Dai, su, 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 su. Buono, buono così, vai. Alla grande. Munchlax. No, Munchlax, oddio, buone... Buona speciale, ma per il resto buoni punti salute, neanche troppo. Sì, non pensi di arrenderti neanche se quello è il tuo ultimo Pokémon, però vediamo di fare una cosa veloce. Onda calda e niente mi fai perché sono tipo drago. Non ha avuto modo ancora di utilizzare i suoi rimedi. Guarda, sporco lancio proprio per provarci. Sì, è super efficace, tipo erba allora. Let's go! Combattendo contro te sono diventata più forte.
Grazie, prego. Io sono molto soddisfatto invece di questa vittoria. Sei un allenatore davvero formidabile. Era da un po' che non lottavo così. Io e i miei Pokémon siamo proprio felici. Tieni la medaglia della Lega Pokémon. Spero ti doni. Con quella possiamo volare in tutte le business class di qualsiasi aeroporto, di qualsiasi compagnia. E a noi sta bene così. E non ho finito. Prendi anche questa MT. Acrobazia che è devastante a livello di potenza. Sai, ho visto una cosa volando sopra Mistralopoli, oltre in Montevite. Com'è che si chiama quel gruppo, Team Plasma? Beh, si stava dirigendo verso la città. Chissà che tipi sono. Ah, ma io non ho preso l'acqua fresca, me la dai ora? Non ho preso l'acqua... What the fuck do you want? Cavolo, uno cerca di... No, no, basta. Per dimostrare di essere migliori, gli allenatori fanno lotte in cui i loro Pokémon rimangono feriti. Non posso essere l'unico a pensare che sia una cosa deplorevole. Proverò a chiedere direttamente al tuo Pokémon cosa ne pensa. Proprio così. Sono cresciuto circondato da Pokémon. E per me è più facile parlare con loro che con gli esseri umani. Invece hai una parlantina, amico mio, che ti dona. E poi i Pokémon non dicono mai bugie. Dimmi, Dragonite. Parlami un po' di Link, il tuo allenatore. Capisco. Link è di soffio lieve e vive lì con la mamma. Che sorpresa, pare che questo Dragonite si fidi di te. Se tutti fossero come voi due non servirebbe più liberare in massa i Pokémon per evitare che vengano sfruttati. Gekis ha sguinzagliato il Team Plasma nella ricerca di due pietre speciali, Chiarolite e Scurolite. Beh, sappiamo una dov'è. Ah, sebbene sia antica non ha alcun valore, però è esposta perché è davvero bella. Non ha alcun valore. Quindi tu vai a incontrare Pokémon leggendari e verrai acclamato eroe in tutto il mondo e tutti ti obbediranno. Ma va bene se lo pensi così. Quello che abbiamo fatto prima dentro la grotta non conta? Se si cerca di farlo con la forza è inevitabile crearsi dei nemici e a farne le spese sono sempre i Pokémon. Un po' mi spiace che questo significhi anche distruggere amicizie rispettose come quella tra te e i tuoi Pokémon. E se ne va, pensavo ci fosse altro. E allora, la prossima tappa è... Mistralopoli. E c'è la torre Dragospira. E qua c'è Roteoria. Ma la torre Dragospira è quella dove c'era Litwick. No, Litwick stava qua, a quella cielo. Sì, perché è uno spirito, è uno spettro. Devo arrivare quindi a Mistralopoli. La prossima tappa. Oh, Mistralopoli, sapete che non me la ricordo proprio. L'unica città che non mi ricordo proprio. Vi ringrazio quindi per aver seguito questo episodio di Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke in descrizione, link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.